Buongiorno a tutti, sono un po' in ritardo oggi a fare video perché ho dovuto fare un po' di lavoro e comunque sono arrivato, sono qui ragazzi. Ok, voglio introdurvi una persona che mi ha conosciuto, ci siamo conosciuti un mese fa più o meno. Il suo nome è Matteo, è un altro italiano in America. Ok, Matteo qui con voi. Ciao Marco, che Matteo. Ma Matteo! Marco! Beh, non lo rifai, è tutto improvvisato, non devi rifare niente. Stavo pensando a Matteo. Senti, Chi è ma si sta Matteo? bene qui a Marina, Si sta bene, bravo, bravo, bravo. Senti Marco, perché non dici un po' la tua esperienza? Cosa hai fatto di bello? Con Ma me sei qua? No, con me sei qua. No, no, io ma con me sono sei qui qua? da Con me New... sei qua? Com'è che sono qua? Com'è che sono qua nella Dai, tua troppo le macchina? No, palle. io sono venuto negli Stati Uniti 16 anni fa, ho vissuto a New York 13 anni Wow. e mi sono innamorato di Los Angeles venendo qui per lavoro e ho deciso di traslocare 4 anni fa E venire a Los Angeles. e provare questa nuova avventura, visto che New York è diventata un po' impossibile. Ma tu sei americano, sei Io sono green card, comasco, io sono un comasco comasco. che è ancora un comasco, senza il briciolo di una green card. Ma non hai la green card tu, sei qua No, con me. no, Spiega no. come sei qua, perché Io tanti ho aperto una company, una mia company. E ho un visto Da investitore, da bravo. investor che comunque da quello che ho saputo è sempre più difficile Ad da ottenere. prendere, soprattutto negli ultimi periodi, perché insomma che Con le parlando di nuove, politica non è no, che non è semplificato, esatto, non hanno e semplificato il sistema. esatto, devo rinnovarlo ogni 5 anni e Ma però 5 per anni non adesso male. non mi hanno ancora cacciato, insomma. Ascoltami, invece, come mai questa scelta? Cosa hai iniziato a fare? Perché la scelta di venire ad andare a New York prima di tutto? Beh, guarda, Che intervistone! intervistone veramente, mi sento importante. Guarda, hai vissuto anche tu a Como, si parla di realtà piccole e grandi. E le città secondo me sono come le donne, alcune le visiti e te ne Bella torni a questa. casa e di altre ti innamori perdutamente. A me è capitato con Barcellona e poi è capitato con New York. Io sono arrivato, ho messo piede a Manhattan e mi sono innamorato e ho deciso che se ci fosse stata la possibilità mi sarei trasferito Quindi da lì sei tornato a casa e hai fatto una vacanza, giusto? sono andato a New York per lavoro. Sono Ok, tornato a casa ok. e l'azienda che mi ha spedito a New York ha accettato la mia proposta, che è stata quella di aprire un ufficio poi a Manhattan, e Quindi l'ho fatto. hai avuto un'azienda che ti ha sponsorizzato. Sì, Ok. mi ha Quindi questo è aiutato. qua stiamo rispondendo a un sacco di domande, ragazzi, perché devi capire, Matteo, Marco, Marco. ragazzi. Perché c'è in testa Non lo Matteo? so, Marco, Sono Matteo, Giovanni, rincoglionito. Luca, Troppi comunque. video, guarda, sto andando Sei male. religioso? Sto andando. Matteo, Marco, sto scherzando. Marco, ci sono un sacco di ascoltatori che ogni volta chiedono un sacco di domande tecniche, da come hai fatto a prendere la green card, come hai fatto a trasferirti, qual è stato, perché sei andato negli Stati Uniti, come hai fatto a avere i permessi, bla 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 bla. Quindi questa è una bella storia, quella che stai dicendo, perché alla fine non ascoltano solo la mia storia, che comunque mi sono sposato un'americana, ma comunque una realtà più vera, nel senso la tua vera, perché comunque hai avuto un'azienda che ti ha sponsorato e sponsorizzato, e da lì boom, sei partito. Boom, boom. No, com'è che fai tu poi? Così. E dopo, Boom! bisogna chiedere, bisogna chiudere così il filmato, eh. Sì, io sono stato aperto la branch americana di questa azienda, che poi ho chiamato con un nome mio. Poi mi sono distaccato da questa azienda, la mia era già attiva e quindi il visto continua a funzionare. E tutto qua. Ci sono comunque tanti casi. Quello più facile è quello di essere sponsorizzato da un'azienda americana oppure da un'azienda italiana che apre una branch all'estero e che quindi ti assume come presidente di quella branch. Bellissimo. E niente, poi ti affidi a un avvocato di Guarda, immigrazione che ti spiega praticamente tutto nei dettagli e ti fa capire se la tua situazione è facile, difficile, eccetera. A proposito di costi. Costi, io non ho speso molto,
Dico così perché ho parlato con delle persone che stanno, sono nello stesso processo e i prezzi sono già quintuplicati. No, vero. È incredibile. Da quando sono venuto qui io costa già 5 volte in più aprire un'azienda, fidarsi a un avvocato, e quindi è un po' un mal di testa. Però le cose, se sono se sulla carta sono, sono fattibili, poi c'è da dire che in America è tutto burocraticamente più veloce, quindi si risolve in poco tempo. Io continuo a dire burocraticamente, magari qualche cosa un po' leggermente più veloce, ma più semplice, più, sì, più snella. Sì. Sì, basta pagare. Qui funziona tutto con i soldi. Paga, paga. Ok, ora questa è la prima sezione della, della piccola intervista. È improvvisata, ragazzi, perché veramente non ho. Marco mi ha chiamato: ehi, vuoi andare a bere un caffè al volo? Ok, è stato in macchina, io stavo andando a mangiare, e quindi è una cosa improvvisata, non abbiamo organizzato niente. Quello che arriva, 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 prendilo come viene, ok? Ciao! Boom! Boom! Island, ci vediamo alla prossima. Au! Cosa ne pensi di Ara, Marco? Ma Marco. Io sono stavo dicendo Marco, Marco. Ah, questa è una Harley Davidson, guarda che storia. Wow. Impressionante. Harley Davidson, ragazzi. Sì, ma senza suspense. Harley Davidson. Quindi Marco, cosa ne pensi di questa, di questa Island? Io penso che manchi tanto dall'Italia, tu guarda. Perché? Perché se vai in un fast food americano e ti entusiasmi così tanto, vuol dire che non ho più quel palato italiano. Dai, traia, no. Da quant'è che manchi dall'Italia? 4 anni che manco dall'Italia, ragazzi, 4 lunghi anni. Quindi Magnato, sto bene? Ora è il momento di tornare in marina e cominciare a, a lavorare. E sembra che non facciamo un cazzo tutto il giorno, ma lavoriamo. Lavoriamo, lavoriamo. Marco mi stava facendo notare una cosa interessante, e il fatto che comunque... Sorry. Marco mi stava facendo notare, Marco, il fatto che comunque la polizia non la vedi, è sempre in giro. Non ci sono sicurezza, parliamo di polizia, perché non ci sono sicurezza, meglio se non lo metti questo. No. No, quindi, ti arrivano le multe. Ti arrivano le multe a casa. Così. Quindi mi stava facendo notare il fatto che c'era un poliziotto che stava mangiando in un ristorante dove eravamo. E però è vero, questa è una cosa bella da dire. La polizia c'è, ma non si vede. Oddio, bella, quando meno te l'aspetti, bam! Te l'aspetti. Ce l'hai dietro che ti fa. Sono dappertutto. Sono dappertutto. Sono arrivato a pensare che un cittadino ogni 40 è un poliziotto qui in America. Sono dappertutto. Non faccio un chilometro senza vedere una macchia della polizia. È vero, è vero. Siamo protetti. Siamo protetti, ma siamo anche... protetti e sprotetti. Esatto. Fa le facciazze, Marco. No, non le faccio. Marco, vuoi dire un ciao a tutti in Italia? Ma lo vuoi a tuo modo o un ciao? Un ciao a mio modo. Un ciao a tuo modo. Ciao, ragazzi. Boom! Jackie. Sei sempre in Italia. No, sì. Ciao, bello. No, don't do that. No. Sì, ciao a tutti. Please do that. I'm harassing Jackie. Non è vero. Sono qui le due belle, sono nel mio ufficio. Hi. Hi. Sì, ciao. Ciao. Boom. Quindi ho le bambine in ufficio e, come è già successo un'altra volta, mi hanno distrutto tutto l'ufficio nel giro di 2 minuti. Cosa stai facendo? Emilia, ti sto vedendo, ti ho visto. Baby sì? No. Baby sì? No. Baby sì? No. Give me that things. No. Give me that things. Yeah. Cos'hai dietro? Fammi vedere. La mia Carolina sta facendo
dei singhiozzi strani. Sono un po' triste. Ha fatto un singhiozzi, due singhiozzini strani negli ultimi 2 miglia. Mi sa che sta tirando gli ultimi. Povera. 250.000 e 400.000. Oh, povera Carolina, non mi lasciare. Pronti e andiamo con le domande e risposte presto. Arrivo a casa, mi metto il pigiamino. Chi è che si mette il pigiama di voi? Non ho mai messo il pigiama. Io devo dormire in mutande perché non mi piace. A me la maglietta mi dà fastidio e non riesco a dormire. E quindi è così. Ma anche quando fa freddo, è proprio una cosa mia. Non riesco a dormire col pigiama. Quindi quello che dico. Fatemi sapere se chi dorme col pigiama o in mutande. Ah, c'è lo sceriffo qua. Appena qualcuno mi ha chiesto criminalità e ho appena un mio amico che vive qui gli hanno appena rubato la bicicletta. Hey Kevin, ciao Kevin, penso di prendermi un giorno di vacanza presto e comunque cercare di catch up, riprendere un po' di cose che ho lasciato indietro. Voglio andare a far volare un po' il drone, che è da una vita che non uso, e perciò magari giovedì con i bambini sono a scuola, così non perché se prendo per una giornata di vacanza e i bambini sono a casa è praticamente come non andare in vacanza, quindi preferisco quando i bambini sono a scuola, almeno ho una mattina e un pomeriggio quasi libero e posso fare i cavoli miei. Quindi penso che lo faccio presto. Alright, boom! We need to buy ice cream. Ice cream. Lei, Emilia, wanna buy ice cream. We need to buy it. How about we buy we can buy sprinkles. Sprinkles. Hey, do you want to bring sprinkles? You wanna play or you wanna buy it? I want to buy it. Too slow. High five. Too slow. Me. No, super fast. Dana. Too slow. What are you doing? Get down. No. Get down. No. Good dog. Oh, shit. Daddy, you let me fall. Ok ragazzi, quindi stasera la serata, il video è finito, ancora una volta grazie mille per tutti i commenti bellissimi e comunque benvenuti ancora nuovi iscritti, siamo quasi vicino ai 1000, per i 1000 facciamo una cosa speciale, ve lo prometto, una cosa speciale, quindi non vi dimenticate stasera per me e Joe, live sul canale di Joe, Joe on the road, non mancate perché ci sarò anch'io, quindi fate tutte le domande che volete, preparate le domande e quindi risponderemo un sacco di domande, e ho anche preparato le domandine di domanda e risposta che mi avete fatto in questi ultimi video, sono qui, vi. Siamo contenti, siamo esaltati per questa live, quindi non mancate, 9 di sera stasera per voi, ok? Siete tranquilli, spegnete la televisione e incominciate ad accettare, ok? Un grande bacio ancora da Walter l'Americano, iscrivetevi, commenti, ma boom!